Auto perquisite, borse della spesa controllate. Accade da questa mattina alle frontiere danesi con la Svezia e la Germania dopo che Copenaghen ha ripristinato le verifiche alla dogana. La decisione è stata presa nei giorni scorsi dalla coalizione di centrodestra al governo in accordo col Partito del Popolo. Il ministro della fiscalità Peter Christensen spiega. Si tratta di controlli doganali per le merci, non del controllo passaporti. Non capisco chi li critica, perché non penso che le merci illegali debbano viaggiare liberamente in Europa. Il ripristino della dogana è stato criticato dalla Germania e provoca perplessità nelle località danesi di confine come a Flensburg. Il sindaco Simon Faber commenta. Penso che sia un segnale sbagliato e che crei confusione sulla cooperazione alla frontiera che vogliamo rafforzare in ogni modo. Però almeno la circolazione non è bloccata e questo è l'importante. Il provvedimento, motivato con la necessità di bloccare il contrabbando e il traffico di droga, ha suscitato preoccupazione a Bruxelles. Ora Copenaghen rischia la procedura di infrazione. La Commissione monitorerà con molto rigore gli sviluppi di questa prima fase dell'accordo danese per essere certa che rispetti le leggi europee. La loi européenne è rispettée. La norma è stata approvata in un clima preelettorale. Le politiche si terranno a novembre. I sondaggi danno il centrodestra in calo. L'opposizione di centrosinistra ha già fatto sapere che se vincerà abolirà i controlli.